tutti i marchi. Prenota un check-up gratuito al 345 80 37 152. De Minico, via dei Mulini 108, Benevento. Telefono 0824 35 70 10. Buonasera signori, i piatti del giorno sono come primi risotto mantecato alle arance, troffiette su un lettino di arance e zuppa con spicchi d'arance. Come secondi vi consiglio l'orata alle arance o la tartare di arance, oppure una julienne d'arance da accompagnare con un ottimo... Sabato 26 gennaio facciamo il pieno di arance della salute e mettiamo il cancro all'angolo. I volontari AIRC ci aspettano in piazza per rendere il cancro sempre più curabile. Per sapere dove, AIRC.it o numero speciale 840 001 001. Ogni morso resta con te a lungo, quasi come un tatuaggio della memoria e dei tuoi sensi. Pasticceria Ascione, sapori, fragranze e sfumature dolci, veri capolavori del gusto. Pasticceria Ascione, prelibatezze artigianali, frutto di una tradizione antica. Un piacere unico ed inconfondibile che riscopri in ogni nostro prodotto. Pasticceria Caffetteria Ascione, a Benevento in Viale Principe di Napoli 3537. Telefono 0824 50 279. Pasticceria Ascione, sempre al vertice del dolce sapore. Orzelleca Premiazioni a Benevento è coppe, medaglie, trofei, distintivi, bandiere, gagliardetti, pergamene, quadri, articoli militari, araldica e labari personalizzati. Orzelleca Premiazioni. Al reparto oggettistica hai un'ampia scelta di quadri, bomboniere, partecipazioni, menù personalizzati, orologi, regali e souvenir. Orzelleca Premiazioni esegue incisioni laser computerizzate su targhe per ufficio in plexiglass, alluminio e ottone, riproduzioni in immagini, timbri, personalizzazioni automezzi, segnaletica stradale, ferroviaria per interni ed esterni, insegne e striscioni. Orzelleca Premiazioni è a Benevento in via delle Puglie 15 e via Torre della Catena 2127. Telefono 0824 21 535. www.orzelleca.it. Orzelleca Premiazioni. Gioielli per lo sport. Ufficio stampa Simpress 44. Insieme per comunicare. Promozione di eventi, festival, nuove produzioni, progetti culturali e consulenze. Simpress44.com, un nuovo modo di comunicare insieme. Benevento Reporter. Esatto. Seconda parte. Di chi è? Benevento Reporter. Sì, giusto. Bentornati in aereo, Benevento Reporter, 16 e 3 minuti, tra un po' Luca Ricciardi, anche le multe a cazzo del comune di Benevento. Siamo un comune che non si fa mancare niente. Ci piace così, ecco. Esatto. Come ci piace canto per non soffrire 24 grana. Ho pezzo che piace, cioè, e te tanto. Vabbè, fratellone. Tutti amici, notte. Questo pezzo lo chiede Luigi. Ah, ciao Luigino. Ciao Gigino. Ciao Gigino. Sono dove a Malacancino. Ciao, ciao. Volo stellare, volo tra la gioia e la serietà. L'altra notte un incubo m'ha fatto svegliare. Sono le risposte della verità. Fantasia, parlo con l'orsetto che vuol farla finita, dico di sfidare la propria pazzia. Cerchi la stanza, qual è la domanda, l'escatologia. L'unica risposta è se hai avuto abbastanza. L'acqua sopra l'acqua e la malinconia. We'll be right back.
espressa in un eccesso di fragilità. Benevento Reporter. Benevento Reporter. Tutto è meglio di sempre. Sempre è meglio di niente. Niente, niente è meglio di te. Orazio Compirati, sì. Tra un po' lo ascolterete in diretta qui a Benevento Reporter su Radio Città, quando sono le 16:07, ma noi abbiamo argomenti imminenti da trattare, Vessichelli. È stato bello, diciamo, annunciare... È giusto un'anteprima. Sì, con Pirati di Orazio, invece noi, anziché dai Pirati, passiamo ai Fratelli d'Italia. Oh. Perché abbiamo in collegamento con noi, oggi a Benevento Reporter, il consigliere provinciale, candidato alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Campania 2, Luca Ricciardi. Buonasera Luca. Ciao Luca. Buonasera a voi, buonasera ai radioascoltatori. Ciao Luca, e bentornato a Benevento Reporter. E diciamo la... Il fratello d'Italia Luca Ricciardi. Il fratello d'Italia Luca Ricciardi, fratello d'Italia del Sannio. Ci spieghi un attimo brevemente in che cosa consiste Fratelli d'Italia, che tipo di costola del presumo del PDL è, insomma, una cosa del genere. E perché appunto No, spiegami un po' bene. Guarda, quando comincia male finisce peggio, ti avviso. Non è certo una costola, assolutamente. Noi spiegami vogliamo raccontare sostanzialmente un centrodestra diverso. Vogliamo rappresentare, per intenderci, sì, per seguire la vostra imbeccata, quel PDL come avrebbe dovuto essere rispetto a quello che poi è diventato. Vogliamo costruire un centrodestra sempre a testa alta, dove i valori, l'onestà, la meritocrazia, la scelta dei propri rappresentanti in virtù del gradimento dei cittadini e non già per la fedeltà al capo, siano dei punti inderogabili. Okay. Mi pare, insomma, che guardandomi intorno, che questo PDL abbia deluso solo me. Fratelli d'Italia si mette in gioco con coraggio, senza paura, per consegnare agli italiani e ai sanniti la possibilità di scegliere da chi farsi rappresentare nel centrodestra per far vincere il centrodestra. Ecco Luca, perfetto. Proprio su questo ci tengo a sapere, ovviamente ti auguriamo tutti i successi di questo mondo. Anche che è abbastanza alto anche in lista, quindi ci sono anche possibilità. Beh, certo. Quale sarebbe la prima cosa da fare da deputato sannita alla Camera? Allora, guardi, noi abbiamo una serie di impegni, io sono in procinto di mandare una lettera ai tanti elettori sanniti per sottoscrivere una serie di punti, una serie di priorità. Certamente per il nostro Sannio occorre una politica di crescita incentrata sul lavoro, perché oggi il dramma del lavoro nel nostro Sannio, la vertenza lavoro, è il dramma, è la vertenza più scottante. E su questo è la priorità maggiore. Benevento non è mai riuscita ad agganciare i treni dello sviluppo territoriale. Benevento è sotto un costante smantellamento di uffici, servizi, terminali della pubblica amministrazione che ci rendono sempre più periferia, sempre più lontana dai centri di decisione. È vero pure che le risorse, sia quelle comunitarie sia quelle regionali, per un certo malgoverno, non so se poi ci arriveremo, al comune, alla sicuramente comunità, spesse sono spesi su direzioni diverse rispetto a quella che è l'etica pubblica e la direzione della crescita e dello sviluppo complessivo della città, perché se noi riusciamo a determinare sviluppo complessivo del territorio ne guadagnano tutti. Se noi andiamo a guardare il particolare, se noi siamo ancora sotto la clappa delle clientele, questa cappa pesante che
taglia le ginocchia al merito, alla trasparenza, alle competenze, e rispetto a questo poi tanti giovani e tante competenze sono costretti a lasciare la nostra città, sì, per emigrare quando va bene al nord. Ecco, questi sono punti fondamentali sui quali ragionare, sui quali affrontare una volta per tutte, con un nuovo modo di fare politica, con un nuovo, a nostro avviso, un nuovo centrodestra che possa affrontare con determinazione e senza questo teatrino della politica ingombrante che uccide, sì, e disamora. Luca, scusami, io... Perdonami se ti interrompo. Allora, il discorso è questo: noi, sai, chiaramente abbiamo anche avuto nelle puntate precedenti esponenti del centro-sinistra, siamo un po' abituati, diciamo, anche, tipo beautiful ultimamente, anche a fare domande un po' scomode certe volte. L'abbiamo fatto anche con Gianvito Bello, appunto, che ci ha spiegato qual è il malessere tra API e PD. Vorrei sapere una cosa: sicuramente, appunto, Fratelli d'Italia è una, si presenta appunto come un centro-destra nuovo, e questo è fuori discussione, ma ecco, stare comunque all'interno di una coalizione con PDL e Lega, e soprattutto dopo aver comunque governato con quel tipo di coalizione, con quel tipo di politica, tu, insomma, come dove devi convincere gli elettori a dire che non è la stessa cosa, soprattutto poi anche in virtù a quello che si è visto nell'ultimo giorno di presentazione delle liste, che, diciamocelo chiaramente, insomma, è stata qualcosa di spiacevole, ecco, mettiamola così, spiacevole. Assolutamente sì, e vi ringrazio per la domanda. Sì. Noi abbiamo cercato in ogni modo di riformare il PDL dall'interno. Sì. Abbiamo lottato, abbiamo combattuto, abbiamo cercato di determinare condizioni all'interno del PDL di cittadinanza, anche, sì, per quel che è la nostra sensibilità, che non è la sensibilità quella più estrema di Forza Italia. Era una sensibilità più granitica, dove a nostro avviso certi valori devono essere una stella polare. Sì. E rispetto a questo, scendendo nel merito della tua domanda, sì, ti vorrei citare il caso delle primarie. Nel PDL dovevano svolgersi le primarie. Infatti, sì, c'è un confronto all'interno della classe dirigente di idee, di programmi, di uomini, di classi dirigenti, affinché poi potessero i cittadini stessi scegliere e dare forza a quelle che loro ritenevano essere le idee più giuste per la crescita del Popolo della Libertà. Tutti quanti ricorderanno poi il balletto un po' imbarazzante, primarie sì, primarie no, primarie forse. Vorrei ricordare che le primarie furono stabilite dall'ufficio di presidenza all'unanimità del, certo, Popolo della Libertà. Furono raccolte le firme, noi raccogliemmo 600 firme qui su Benevento per il candidato che noi ritenevamo essere il più giusto per la premier. Luca, scusami se ti interrompo, ti chiedo semplicemente, questo non svolgersi delle primarie può essere anche una delle cause o la causa principale del fatto che la coalizione ancora non ha un candidato premier ufficiale? La goccia che fece traboccare il vaso. Sì, diciamo, ma a questo punto chi sarà il candidato premier di questa coalizione? Il candidato, noi siamo riusciti ad ottenere il candidato premier di questa coalizione, lo decideranno i cittadini, perché i cittadini, attraverso il loro voto tra i partiti del centrodestra, decideranno chi sarà l'espressione che avrà più consenso e dunque legittimata, nella democrazia funziona così, legittimata a esprimere il candidato. Sì. Voi tutti sapete che Berlusconi aveva in animo di presentarsi, sì, prima, sì, delle elezioni, non solo a capo della coalizione, ma anche alla premiership. Adesso pare voglia un ruolo da ministro dell'economia, insomma, si è un po' spostato su quella la sua attenzione. Sì, ha fatto, diciamo, un mezzo passo indietro, ma sostanzialmente a noi interessano i contenuti, sì, certo, e cioè che siano i cittadini, il popolo italiano, le persone a scegliere e a dare forza a quelli che sono i programmi. Dunque, le primarie che non abbiamo fatto si faranno dopo, in sostanza, nei gazzemi con la gente, le faremo attraverso le elezioni, le secondarie, certo, chiamiamole così. Noi non abbiamo avuto, per dirne altre, non abbiamo avuto gli imbarazzi di queste liste che sono accadute, questo melodramma che ha avuto il PDL, Fratelli d'Italia certamente
non avrà mai una settimana per decidere se il Cosentino o il Cosentino di turno debba essere candidato o meno. Non credo che nel nostro partito fioriranno i vari fritto, varie Minetti. Noi vogliamo un partito sì, che possa mitigare, azzerare, annullare certe intemperanze all'interno del centrodestra. Certo. Noi vogliamo far vincere il centrodestra, far prevalere il centrodestra, perché non possiamo anche indirettamente fuori coalizione, se questa era la tua domanda, sì, avvantaggiare la sinistra Monti. Chi mi conosce poi e chi conosce il mio percorso sa, certo, che noi siamo di centrodestra convinti, e quindi innanzitutto sì, alternativi alla sinistra, prima di tutto alternativi, chiaro, a chiaro, questo governo delle tasse di Monti, che ci ha spennato, che ha spennato imprese, che ha spennato famiglie, che ha ridotto l'Italia all'avversazione, ma possiamo riformare il centrodestra attraverso Fratelli d'Italia. Ok, Luca, bene, io ti devo fare una domanda velocissima perché purtroppo abbiamo poco tempo, quindi te ne faccio due in una, diciamo, mettiamola così, se hai la cortesia di rispondermi velocemente. Cioè, comunque austerity, lui tende al risparmio, due domande in una. Esatto. Allora, prima ti volevo chiedere, insomma, per quanto riguarda quello che è successo nel Sannio, se ti dispiace, diciamo, della non candidatura di Pasquale Viespoli e anche di Mino Izzo, e poi che cosa succederà domani secondo te in consiglio provinciale? Allora, quindi con i tempi europei mi spiace, non c'è dubbio che il PDL, quindi vado in continuità con quanto dicevo sì, prima, ha un po' cambiato i suoi connotati. Do tutta la mia solidarietà sia al senatore Viespoli che al senatore Izzo per la loro esclusione, una esclusione che ha lasciato anche sostanzialmente tutti un po' così, un po' sorpresi. Nel caso del senatore Viespoli vorrei dire che non c'è dubbio che il PDL, avendo epurato e marginalizzato gli uomini della ex componente di AN, sì, abbia è sostanzialmente tornata a quella che era una Forza Italia o una Forza Italia estremizzata, non una brutta copia della Forza Italia dei primi tempi. Quindi sostanzialmente voglio dire che anche il PDL ha cambiato, si è trasformato, ha trasformato i suoi connotati, non è certo quel PDL della nascita e, e della sua fondazione. Certo, abbastanza chiaro. Dunque, solidarietà a Viespoli, solidarietà a Izzo, è evidente che non ha prevalso il merito, ma forse la fedeltà rispetto alle persone che decidono, no? Certo, abbastanza chiaro. Comunque, porte aperte a Viespoli, a Fratelli d'Italia a questo punto, potrebbe essere una soluzione magari. Ma certo, assolutamente, ci mancherebbe, sono risorse per il territorio ha certamente bisogno del loro impegno e della loro qualità anche nella proposizione amministrativa, dunque assolutamente porte aperte. Bene, vabbè, la domanda in provincia te la faccio domani quando ci vediamo lì alla Rocca del Tour a questo punto, perché purtroppo siamo un po' in ritardo. Noi ringraziamo veramente tanto Luca Ricciardi per la sua presenza e noi ci sentiamo presto. Lo invitiamo a presto a un nuovo appuntamento del Benevento Reporter, grazie, a presto. Grazie mille, grazie a voi e un saluto ai teleascoltatori. Grazie. Radioascoltatori. No, sono anche tele, siamo anche in streaming video. Perfetto, un saluto a tutti. Grazie. Ciao Luca, grazie. Grazie mille a Luca Ricciardi, Fratelli d'Italia, coalizione che appoggia non si sa chi, Premier, però la coalizione c'è anche Berlusconi. Ma in molti vanno un po' in difficoltà, anche sì, un po' Ricciardi non sapeva i primari postumi, non si era mai sentito. Le secondarie, le postume. Comunque sia, resta il fatto che hanno una coalizione, hanno più nomi di papabili Premier in caso di vittoria, però non sappiamo quali sono. Oggi è 24. Sì. Allora sono successe due cose oggi. Due. Ecco, la prima è che mia madre ha fatto il cardone a distanza di un anno. E non aggiungerei altro. La seconda è che mancano un mese alle elezioni e ancora non si sa al centrodestra chi sarà il candidato Premier. Non si sa. Vabbè. Come non si sapeva chi sarebbe stato il sindaco di Benevento durante le elezioni locali, comunali, e uscì dopo il nome di
come si chiama lui? Tibaldi. Tibaldi. Adesso Tibi, sì, Tibi. Tibi. Prima si parlava di Capezzone, cioè, società civile, ti ricordi? Sì, sì, la società civile. Nome della società civile. Bene. Anche a proposito della società civile, la società in civile qual è? Noi siamo la società civile. Volevo dire una cosa ai beneventani, non so se quanto può essere, comunque stanno montando stanno completando il famoso bike sharing. Ah, giusto, vero, ci sono già le bici. Ci sono le bici qui in Piazza Cardinal Pacca, che poi si chiama Piazza Cardinal Pacca, che è una di quelle che ha avuto i lavori più in velocità rispetto alle altre piazze. Stanno piazzando le prime bici per il bike sharing. Speriamo bene. Sì, spero domani già di poter venire al lavoro in bici. Esatto. Tra l'altro io ho i checkpoint, uno vicino casa e uno vicino l'ufficio. Che perfetto. Comunità, guarda. Posso anche incendiare l'automobile. No, io no. Tu no. Io sono lontano. Tu sì, e vabbè, hai ragione. Pezzo che poi torniamo per la chiosa di Benevento Reporter, certo. Ma anche per parlare di queste multe del comune di Benevento. Moschella sta indagando. Certo. Vedremo come finirà. C'è Orazio con Pirati, come promesso. Tutto è meglio di sempre. Sempre è meglio di niente. Niente è meglio di niente.